Questa mattina siamo a Pagani per il taglio del nastro di questa bellissima area giochi che è alle nostre spalle. Siamo in compagnia del direttore di Agro Solidale, Gerardo Cardillo. Direttore, buongiorno. Finalmente abbiamo una nuova area giochi che ovviamente sarà utilizzata dai tanti bimbi che frequentano l'asilo nido comunale. Sì, questo è il completamento di un percorso che abbiamo iniziato qualche tempo fa di miglioramento dei servizi per i bambini e le famiglie. Abbiamo aumentato il numero di utenti che frequentano l'asilo nido, adesso abbiamo anche realizzato questa bellissima area giochi dedicata a Felicetta Confessore, quindi sono particolarmente anche contento per questo motivo, perché conoscevo il valore e conoscevo personalmente la professoressa Felicetta Confessore, a cui sono molto legato, quindi sono, diciamo, doppiamente contento, sia perché dimostriamo che si possono migliorare i servizi per le persone e anche i luoghi che accolgono questi servizi, che è un fatto importantissimo e da non trascurare, sia perché, diciamo, lo facciamo in nome di una persona che ha dato tanto e che significa tanto per molti giovani studenti del territorio di Pagani. Un'area alberata con tante giostrine nuove. Sì, è un'area fatta bene, secondo me con tante giostrine nuove, secondo me anche esteticamente ha un suo gusto. Adesso ovviamente sta a noi, ai cittadini, al territorio, al comune, a tenere bene ordinata quest'area, curarla e sentirla come casa propria, perché il salto che bisogna fare è esattamente questo, sentire come casa propria le cose pubbliche, perché sono realizzazioni che avvengono grazie al contributo di tutti quanti noi cittadini, e quindi è molto importante rispettarla e conservarla e valorizzarla come se fosse una cosa nostra, personale. Sindaco De Prisco, questa mattina un'altra inaugurazione nella città di Pagani, un'area giochi dedicata a Felicetta Confessore che sarà utilizzata dai bimbi dell'asilo nido comunale. Sì, in effetti stiamo consegnando questo spazio all'interno, diciamo, della struttura comunale dove insiste anche l'asilo nido Felicetta Confessore. È uno spazio che serve ai bambini. Oltre a questo penso che nelle prossime giornate inaugureremo altri spazi verdi. In effetti in questi anni abbiamo messo delle giostrine piuttosto che attrezzi ginnici. Abbiamo riscontrato una difficoltà nella manutenzione e ovviamente abbiamo lavorato in questi anni affinché si potesse avere un'azienda o delle aziende in grado o delle associazioni in grado di poter mantenere questi spazi, per cui siamo in parte contenti di avere oggi economicamente le risorse per poterlo fare e ci scusiamo di non averlo potuto fare fino ad ora. Agro Solidale sta lavorando bene sul territorio, l'asilo nido comunale è il fiore all'occhiello di questo comune, però ricordiamo che c'è in progetto un asilo comunale più grande che potrà accogliere anche più bimbi. Abbiamo intercettato questo finanziamento di 1.700.000 euro che darà la possibilità di un asilo comunale fino a 72 posti. C'è una discussione da un punto di vista di parametri edilizi che devono rispondere a questo bando, a questo finanziamento, per cui si è pensato prima a Via Criscuolo, dobbiamo vedere se si risponde ai parametri, quindi il rifacimento di quello esistente su Via Criscuolo, altrimenti dovremmo individuare uno spazio dove farlo ex novo, che potrebbe essere anche uno spazio di un parcheggio di via, dove oggi insiste un parcheggio di via Pittoni. Gli uffici stanno lavorando per questo, perché il finanziamento è stato confermato di 1.700.000. E siamo ancora qui a Pagani, a via Pittoni, per l'inaugurazione di questa area attrezzata per i bimbi, un'area giochi, in compagnia del consigliere comunale Gaetano Cesarano, che ha la delega alle politiche sociali. Consigliere, innanzitutto dobbiamo dire che Agro Solidale sta lavorando bene sul territorio, oggi raccogliamo un altro frutto, un altro lavoro, questa volta dedicato ancora una volta a questi bimbi che frequentano l'asilo nido. Sì, la nostra azienda consortile svolge un lavoro straordinario per la nostra comunità, ancora una volta di concerto insieme al direttore Cardillo siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato per la nostra comunità con l'inaugurazione questa mattina con una nuova area giochi, inaugurazione che segue l'inaugurazione di altre tre aree giochi negli ultimi anni, come quella poco distante da qui in via Mazzini, quella in via Traversa San Rocco e quella nel Parco Arancio.
tante sono le cose che si stanno mettendo in campo proprio per i più piccoli, perché la nostra amministrazione guarda al futuro e guarda al benessere dei piccoli del nostro territorio.